Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che porterò sul canale dove non mi avete mai visto, ecco, in faccia per la prima volta. E oggi sono qui per recensire il DJI Phantom 4, un drone, questo qui, della DJI, come dice il nome, e sono qui per recensirlo, quindi spiegarne le caratteristiche e fare successivamente un test di volo. Il drone è esattamente questo qua e si presenta subito in questo suo aspetto, diciamo, bianco lucido, con una copertura fatta in plastica, anche se i rotori, la videocamera è sostenuta da questo gimbal, sono fatti in parti metalliche, diciamo così, e anche le parti interne al drone. La videocamera è una videocamera in 4K che può riprendere a seconda delle varie caratteristiche, a seconda di quando vogliamo, può riprendere dall'HD fino a HD 1080p e 2.7K e 4K. In 4K riprende fino a 30 fps, mentre in Full HD invece 1080 arriva fino a 120 fps. Quindi dipende, se vogliamo fare uno slow motion, ecco, sarebbe meglio utilizzare il Full HD, il 1080p. E come ho detto, la videocamera è sostenuta da un gimbal che permette, a seconda del telecomando che adesso vi mostrerò, di regolarne l'oscillazione, che l'oscillazione è questa qua praticamente della videocamera, da sopra verso il basso, ok, per rendere un'idea, contenute in questa scatoletta qua. Abbiamo le quattro eliche che sono da posizionare sul drone, ok, su tutti i quattro i lati. Troviamo inoltre qui davanti questi due fori che sono praticamente due sensori. Questi sensori, dove ve ne sono altrettanti due sotto, servono per il drone per rilevare gli ostacoli che ha davanti o sotto, mentre i lati e dietro non vi sono. Nel retro del drone inoltre troviamo la batteria, che è questa qui, estraibile, da 5350 mAh, che praticamente ti permettono una durata di volo di circa 28 minuti, come dice la DJI, anche se io mi sono sempre tenuto sui 25, ecco, non di più. E il drone è, a mio parere, dopo averlo provato per una settimana dall'acquisto, è un drone eccezionale come riprese e penso uno tra i migliori che si possono trovare in commercio ai giorni nostri. Infatti, come design e anche come prestazioni di volo, ma soprattutto di stabilità, ecco, è ottimo, perché, come si vedrà dei video successivamente dalla prova di volo, è veramente eccezionale come drone. E inoltre presenta un apposito comparto per una scheda micro SD che viene già fornita dalla DJI da 16 GB. Questo è il drone in sé e ora passiamo al telecomando. Questo è il telecomando del DJI Phantom 4. Si apre esattamente così, e troviamo subito ovviamente il comando, i due comandi per fare volare il drone, il tasto di accensione e il tasto di ritorno a casa, che è un'altra modalità che è utilizzata, diciamo, per la sicurezza del drone, ok? In modo che lui, se perde il segnale dal telecomando o se noi vogliamo, possiamo dirgli di tornare a casa e lui praticamente si alza a una certa quota e che noi preimpostiamo, e poi fa il tragitto fino al punto da cui è decollato. Non è proprio precisissimo, ma abbastanza, devo dire. E vi sono dei vari controlli dietro. Abbiamo questo qui che serve per regolare l'esposizione quando stiamo facendo volare il drone. Poi ne abbiamo un altro che serve per mettere in pausa la registrazione, questo per scattare le fotografie, un altro che è dalla parte opposta per registrare e quello sotto per regolare la videocamera, praticamente l'ampiezza. Inoltre qui ritroviamo tre tastini legati da una leva, ecco, che servono per metterlo in tre modalità. La modalità principale, diciamo, dalla P, ecco, che praticamente porta il drone a una velocità standard e la batteria dura di più perché non fa voli, ecco, molto velocemente da una distanza all'altra, mentre la modalità sport, che è quella che anche più mi piace da guidare, invece
porta il drone a una velocità molto elevata che è bellissimo, ecco, da far volare, è una sensazione pazzesca. Sotto abbiamo altri due pulsanti che possiamo impostare noi come vogliamo. Questo è il portatelefono dove, o portatablet, e dove noi possiamo regolarlo premendo questo pulsante e successivamente portarlo giù quando dobbiamo ripiegarlo per metterlo via. I comandi sono molto semplici, il drone si alza, si abbassa, va a destra e ruota a destra e ruota a sinistra con questa leva, la leva di sinistra, mentre con quella di destra invece va dritto, indietro, a destra e a sinistra, spostamento laterale, e laterale destra e laterale sinistra. Per l'acquisto del drone ho anche provveduto a comprare uno zaino che potesse portarlo, perché ho visto che dopo una settimana di prove con questo drone, che avevano la sua scatola DJI grande, enorme così, e era molto dura, diciamo, da portarlo in giro, e quindi ho provveduto ad acquistare questo zaino della Manfrotto, dove praticamente lo contiene dentro benissimo e è comodissimo soprattutto. Allora, parlando di costi, il drone in sé per sé mi è costato sugli 800 euro, poiché l'ho trovato in sconto del 25%, siccome su Amazon costava sui 1100 euro, ecco. E comunque vi lascio il link in descrizione anche dello zaino, e se per caso voleste acquistarlo. È provvisto di LED, però è più consigliato il volo diurno, e soprattutto bisogna sempre stare alle normative del regolamento ENAC, ciò di cui mi sono dovuto informare, e che vi lascerò il link anche qui di quest'ultimo regolamento in descrizione per chi volesse acquistarlo e decidere di farne un uso proprio. Come distanza può raggiungere, secondo se non vi sono interferenze davanti tra il drone e il radiocomando, può raggiungere fino ai 5 km come dice DJI. Anche se quando vi sono interferenze, io ho notato interferenze, ovvero edifici davanti o ostacoli, può arrivare fino ai 800-900 metri di distanza, forse massimo un chilometro, ecco, e prima che perda segnale e il drone torni al proprietario da solo automaticamente, ecco. Come altezza invece raggiunge un'altezza di circa 120 metri, secondo cui dopo c'è un blocco che dopo quello non permette più di salire, anche se dopo si può sbloccare a seconda delle impostazioni tramite il dispositivo cellulare che andrà connesso. Cosa dire per ultimo, prima del test di volo, i vantaggi e gli svantaggi. Vantaggi per me è che è un drone eccezionale, comunque da far volare è uno spettacolo, le sue riprese sono veramente pazzesche. La comodità per pilotarlo è facilissimo, cioè l'ho trovato molto più semplice che radiocomandare un elicotterino di quelli di plastica, ecco, è semplicissimo, ma penso che ne valga anche il costo, ecco. E la scomodità penso sia che non c'è un display, ecco, da posizionare, un display del drone, ecco, che si può acquistare a parte, però c'è sempre un costo, ecco. Invece se te lo metti col tuo cellulare devi sempre ricordarti, uno, di portare via il cellulare, e due, di portarti via un cavetto, il cavetto del tuo cellulare, che devi collegare al drone. Quindi, come è successo già a me ben 3 volte, se voi non lo portate via non potete farlo volare, perché non è possibile avere lo schermo la visuale del drone sul vostro cellulare. E cosa dire, nient'altro, prepariamolo e facciamo un test di volo. Ok, posizioniamo le eliche, le 4 eliche del drone, anche se ne vengono fornite di più, sul drone. 1, 2, 3 e 4. Per posizionarle ricordatevi di premere e sentire un leggero scatto. Ok, ora il drone possiamo dire che è praticamente pronto per il decollo. Ok, e portiamolo a una distanza di sicurezza da noi e prendiamo il radiocomando. Ok, sul nostro radiocomando prendiamo il cellulare e alziamo tramite il pulsante che c'è lateralmente e posizioniamo il nostro cellulare oppure tablet, a seconda delle nostre esigenze, sull'apparecchio, ecco, sul telecomando. Premiamo qui per tornare giù e regolare il nostro radiocomando a seconda di come lo vogliamo.
Poi prendiamo il cavetto che dobbiamo ovviamente avere noi, perché non ci viene dato dalla DJI, e lo attacchiamo al dispositivo. Da qui fino alla porta USB che troviamo qua dietro. Ok, il nostro radiocomando è pronto per il volo, compreso anche il drone. E ora resta solo che farlo decollare. Accendiamo il drone da qui dietro. Accendiamo il radiocomando, come il drone, premendo una volta e poi tenendo premuto. Vediamo che il nostro cellulare si accende. Tramite l'applicazione DJI che dobbiamo scaricare, la apriamo e ci comparirà questa schermata. Aspettiamo il caricamento. Ecco, successivamente al caricamento si avvierà questa pagina dove ci dirà le statistiche di volo del drone e le varie impostazioni. Noi chiudiamo e vediamo che qua sopra c'è la scritta Ready to Go, con la visuale della videocamera, la mappa e le varie opzioni. Adesso prendiamo, spostiamo il drone al centro, lo rigiriamo così da avere la telecamera rivolta verso di noi, e tramite queste due levette che vedete qua premiamo verso giù e il drone accenderà i motori. Successivamente, premendo verso l'alto, il drone si alzerà in volo. E via il primo test di volo. Premendo questa leva verso il basso, il drone si spegnerà e il test di volo è completato. Ok ragazzi, questa è stata la ripresa del drone, e praticamente se volete acquistarlo potete trovare tutto in descrizione come vi ho già detto. E cosa dire, nient'altro, è un bel drone, per me i soldi spesi ne valgono assolutamente la pena. Però a chi serve, ecco, diciamo, non è che se uno si sveglia una mattina e dice mi prendo il drone, diciamo che 800 euro è meglio neanche non spenderli per questo, ecco. Però se uno ha la passione e vuole utilizzarlo, è sicuramente un buon acquisto. Quindi cosa dire, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi alla mia pagina per ulteriori video che penso che porterò più spesso. Il video finisce qua e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!